facilmente contro Tornado Spritz 1.5 ruota fissa, poi di rincalzo Cambos 6, Tango Rob 7. Perfetto, quindi un plebiscito sul testimonial. Ok, andiamo alla sesta corsa, una condizionata per i 4 anni, in questo caso proviamo a partire da una femmina che è il numero 4, Samara. Samara, potrebbe essere lei la cavalla di questa corsa? A me sinceramente piace più la cavalla di Colombino. Saison Joyeuse penso abbia la prima chance. E adesso vi svelo il cavallo del giorno di Jacopo, lo rubo a tutti quanti che l'hanno sentito, che è soprattutto Ruff. Secondo Jacopo sembra detto... È entrato subito nel clima di zona quota quando chiede il cavallo per andare a bersaglio. Bravo Tommaso. Tommaso ha detto a Barbara che sei entrato subito nel clima di zona quota andando subito col cavallo del giorno per andare a bersaglio. Sì, l'ho fregato a tutti che lo stavo per dire Guido, allora in anticipo l'ho fregato. Intanto stanno arrivando gli altri giornalisti universitari, magari sentiamo una parola anche da loro dopo. Guido? Sì, allora direi che il cavallo, non posso dire il cavallo sotto le stelle come dici tu sempre l'estate, ma sotto il sol leone, penso che sia Saison Joyeuse, sì. 2.25 quota fissa, ben insomma ben guidato, Colombino insomma è uno che sta il fatto suo, diciamo di contorno. Allora Samara dovrebbe andare davanti, però insomma non mi entusiasma tantissimo, quota fissa 5.50, io sarei più per soprattutto Griff con la guida insomma di Castaldo, che insomma è un'ottima guida come ben sappiamo, 4.50 quota fissa, e poi come alternative si potrebbe andare o su Simply Red o su Solista Desi, 4 Simply Red, 5 Solista Desi, che insomma dovrebbero giocarsi agli altri a quote d'affezione, per me non dovrebbero interferire. Barbara, oggi stiamo facendo un collegamento di quelli che andrete sicuramente alla cassa, veramente molto tecnico e preparato, abbiamo anche le quote oggi, chapeau. Ma noi vogliamo questo, vogliamo sempre alzare il tono e la qualità del nostro programma. Allora, settima corsa, categoria G, si corre sul doppio chilometro, la base in questo caso potrebbe essere il numero 1, guida Santomollo, Ramon Berrio. Ramon Berrio completamente sferrato, così come il numero 4 di Inti Luis. Ramon base? Ramon base, una postilla, insomma, il tecnicismo sta a Guido Gnoffo, io sono diciamo distinto. A me piace il piazzato di Oviedo Bartur, che è abbastanza, come dice mio cugino Jacopo, stoico. E te Guido? Ma diciamo qui siamo in una categoria G 2000 metri, quindi sicuramente siamo una categoria sulla carta di minima da battere, secondo me numero di Mura, pari quota fissa, contro Ramon Berrio sembra un match a 2, 110, poi Mindy Bell, anche se insomma dovrà costruire, 4.50 quota fissa, gli altri a quota d'affezione. Un piccolo ricordo che io ho di Madec, che insomma lo ricordo grosso partitore, ma ora non l'ho seguito ultimamente, però ricordo anche delle corse nelle nostre categorie insomma stelle, università, giornalisti, dove si è sempre ben comportato, potrebbe anche fare una sorpresa. Benissimo, e direi di chiudere con l'ottava corsa, ma in realtà chiude anche il convegno di Torino, categoria EF, sicuro sul 1000, una corsa molto equilibrata almeno sulla carta. Proviamo ad andare con il set, lo guida Marcos Morgon, Rebecca Dani. E allora prima di passare la parola a Tommaso ti dico le variazioni di ferri in questa corsa, che sono ben 4. Allora Riabel GV senza ferri posteriori, Patto F e Niello del Sile senza ferri anteriori, mentre Rebecca Dani è completamente sferrata. Allora Tommaso, Barbara mi ha aranciato l'assist su Rebecca Dani, visto che tu sei uno smorgoniano, dimmi qualcosa. Allora no, questa volta invece sono loveriano, questa volta invece non vale, però questa volta invece a me piace molto Tina Riff, che secondo me insomma sulla lunga retta di Torino potrebbe farsi valere in finale e potrebbe mettere in riga tutti. Pato F è difficile da battere, Rebecca Dani insomma è una buona seconda chance, a me piace però Tina Riff. Quindi Tina Riff, Rebecca Dani e Pato F pronostico di Tommaso Bianco, e Guido Gnoffo per l'ultima corsa. Ma io invece insomma su questa F sono per il team Sarzetto, quindi Pato F, per me diciamo
difficilmente battibile, 4 quinti quota fissa, di contro è molto aperta. Diciamo che non mi dispiace Mercurio Spin, che ha aperto a 5 quota fissa, non dovrebbero contare tanto Griff e Riedel GV più di tanto, anche se Riedel insomma, Angelosi piace però il suo colpettato. Dunque è un cavallo che è una cavalla che si è comportata anche abbastanza bene giù, però non la vedo, insomma, questa retta lunga secondo me non è proprio le sue caratteristiche. Poi insomma spero di essere smentito, io sono più per Pato F che insomma vedo veramente da battere. Poi Ottima Griff che ha aperto 4 a quota fissa dovrebbe essere la contro insieme a Mercurio Spin. Perfetto Barbara. Sì, allora siamo arrivati in chiusura, ci manca il cavallo del giorno di Guido ed il tuo. Allora, il cavallo del giorno Guido? Ma io come cavallo del giorno sicuramente come cavallo del giorno Tomasino Ama. Tomasino Ama, io invece come cavallo del giorno vado alla quarta corsa, il numero 9 Star Dream. Benissimo, allora Elisabetta, io ti ringrazio, complimenti a te, complimenti ai tuoi ospiti, anzi ai miei colleghi che troverò in pista tra qualche tempo, anzi non tantissimo, vero Guido? Ci vediamo il 30, poi ci vediamo a Padova. Questo è un po' sì, tanto. Abbiamo un calendario diciamo abbastanza sì, poi nel 5 giugno dovremmo correre a Padova, poi insomma dovremmo correre a Montecatini, a Roma, a Palermo, insomma abbiamo un calendario estivo abbastanza, primavera estate abbastanza abbastanza intenso, sì, facciamo il cambio di stagione. Quindi sì, come l'armadio, volevo sapere, ma farò la bianca degli uomini? Come Elisabetta? Ma attualmente se non ci sono lucchi nascosti tra di noi penso di sì, sarai l'unica, io qualche dubbio ce l'ho comunque, qualcuno c'è, comunque penso che tu sia l'unica perché insomma non mi risulta che Jessica per ora partecipi, quindi ecco penso che tu sia l'unica spero presentata. Di rappresentare al meglio sia la categoria, ti aspettiamo grazie spero di rappresentare al meglio la categoria dei giornalisti, anche quella femminile. Grazie mille a tutti, un bacio. Ciao Barbara, buona giornata a tutti, grazie a Tommaso Bianco e a Guido Gnoffo. Grazie ragazzi, grazie Elisabetta Busso.